Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un drone veramente economico, ma tanto economico secondo me, ed è un drone che se sulla carta non è niente male per il prezzo che ha. Il drone di cui volevo parlarvi oggi ragazzi è questo, l'SG 106, un drone che diciamo non ha cose tecniche esagerate, però fa delle cose sulla carta molto interessanti. Adesso facciamo un veloce unboxing e poi ne parliamo insieme. Quindi ragazzi, andiamo ad aprire la confezione. E questo, ecco ragazzi, questo è l'SG 106. Allora, il drone è questo. Vedete che è di dimensioni non piccolissime, ma neanche grandi. Guardate sulla mia mano, queste sono le sue dimensioni. Qua sotto abbiamo le batterie che sempre sulla carta dovrebbero durare circa 22 minuti, quindi veramente tanto da divertirsi con questo drone. Questi ragazzi è la fotocamera, io ho preso la versione a 720p, ma c'è anche la versione a 1080p. Questo arriva da Gearbest, quindi ragazzi vi lascio il link in descrizione se lo volete acquistare o se volete guardare diciamo le caratteristiche direttamente dal sito di Gearbest. Vi lascio il link così poi fate quello che volete. Allora, il drone è qua, lo portiamo di qua. Qua abbiamo il sacchetto con dentro le eliche di ricambio, il cavetto di ricarica del drone e i coperchietti del motore da mettere sopra ai motori. Poi abbiamo i paraeliche che sono di una plastica morbidissima, quindi attutiscono veramente tutti gli urti che potrebbe andare a ricevere questo drone. Poi qua sotto abbiamo queste gambette che servono per se vogliamo fare diventare il drone una specie di Phantom o altrimenti no, potete anche farlo decollare senza le sue gambette aggiuntive. Poi qua abbiamo una cosa interessante che è il radiocomando. Sì, perché ragazzi, all'interno della confezione da 35-40 euro che è il prezzo di questo drone c'è anche il radiocomando. Guardate che carino che è, anzi ve lo faccio vedere da questa parte. Avete le antennine che si aprono, qua sotto le gambette per mettere lo smartphone che sono anche il suo interruttore per accenderlo. Vedete che aprendo questa gambetta si è acceso. All'interno vanno messe due mini stilo, cioè diciamo due AAA, e il radiocomando è veramente interessante. Voi potete pilotare il drone anche solo con il radiocomando, perché diciamo qua sopra abbiamo tutto quello che ci serve per pilotarlo. Lui comunica con il drone, quindi se vogliamo mettiamo lo smartphone e quindi usiamo l'applicazione dedicata a questo drone, altrimenti possiamo usare solo il suo radiocomando, il drone, che secondo me è già abbastanza, perché comunque tanto fare video con un drone da 30-40 euro non serve a niente, quindi è solo più uno sfizio di vedere cosa sta inquadrando il drone, ma in realtà non è che serve a questo granché secondo me, anche perché comunque non è che bisogna andare lontano con droni da 30-40 euro, anche se la portata dichiarata è 100 metri, ma secondo me anche no, 100 metri con un drone di questo genere, soprattutto perché pesa veramente poco. Questo drone ragazzi pesa meno di 150, che miseria, stavo perdendo le batterie, questo drone con le batterie pesa meno di 150 grammi, quindi no, l'ho messo dentro al contrario, quindi un drone veramente veramente leggero, cioè non sembra che non ci sia niente, sembra finto, sembra la scocca di un drone vero, praticamente come le cose dell'IKEA quando le mettono esposte che sono vuote, che c'è solo le televisioni, gli stereo, almeno una volta li mettevano così, non mettevano tutte queste cose, i computer vuoti, ecco questo sembra quello, sembra vuoto, però in realtà c'è sotto, ha un sensore ottico che è quello che gli dà la stabilità, l'overing, qua sotto abbiamo il filo dell'antenna che avanza fuori, ragazzi lo vedete, però è la sua antennina. Qua abbiamo i led colorati all'interno delle gambette, quindi un drone che ripeto costa veramente poco, dai 35-40 euro. Vi lascio il link di Gearbest in descrizione nel caso vogliate acquistarlo o vederlo da vicino, però
Ci tengo ancora a ripetere, ragazzi, che abbiamo un drone da 35-40 euro con un suo bel radiocomando, la sua applicazione dedicata, quindi un drone secondo me completo dal punto di vista delle funzioni, anche perché è in grado di fare dei flip, è in grado di essere usato senza testa, quindi ad abilitare la funzione senza testa, possiamo diminuire le prestazioni, quindi dare delle prestazioni dal 100%, cioè il massimo, al 60% o al 30%, quindi per dire, se lo vogliamo farlo guidare a un bambino, lo mettiamo al 30% delle sue prestazioni e lui diventa più gestibile anche da un bambino. Ha il pulsante stop di emergenza, quindi se schiacciamo questo il drone si spegne, cosa stia succedendo, stop, ok, precipita, però perlomeno non va a sbattere, non va, evitiamo magari situazioni un po' pericolose. Un'altra cosa, ha la funzione fotocamera, la funzione macchina fotografica, ma un'altra cosa interessante che ha, che poi bisogna vedere se le riesce a fare o meno, sono le funzioni. Praticamente vedete che ve lo viene dato come follow me, perché è in grado di riconoscerci e di essere gestito con la mano, quindi di essere pilotato con la mano e soprattutto, diciamo, la cosa più interessante, poter scattare selfie facendo gesti tipo così o registrare video facendo così, però non so se lo farà, lo fa bene, cioè queste sono le cose dichiarate dall'azienda. Questa è la versione a 720p, vedete ragazzi, adesso vi faccio vedere, perché esiste anche la versione a 1080p, poi esiste sia nero che bianco, questa è ovviamente la versione nera. Quindi ragazzi, adesso lo proviamo un attimo qua in casa, giusto per vedere l'overing in casa, anche perché comunque è un drone che si può utilizzare in casa, anche se è piccolo e leggero, quindi sarebbe adatto all'uso interno, perché fuori non ci deve essere vento, perché è veramente talmente leggero che secondo me non ci deve essere proprio un filo d'aria. Però allo stesso tempo, se montiamo i paraeliche, diventa un pochino ingombrante, quindi in casa va bene perché c'è i paraeliche che attutiscono tantissimo, perché sono, vedete, molleggiati, la plastica è proprio quel tipo di plastica che assorbe gli urti, però allo stesso tempo con i paraeliche diventa anche un pochino ingombrante, vedete, quindi diventa un po' più ingombrante, anzi ve li monto tutti e quattro così ve lo faccio vedere bene con i paraeliche, anche perché poi li lascio montati per la prova indoor. Quindi montiamo anche l'ultimo paraelica. Ecco qua, questo è il nostro drone con i paraeliche, quindi indoor diventa un pochino ingombrante, però ragazzi, all'esterno è un drone che sfiora il drone giocattolo, nel senso, è vero che c'è un radiocomando carino, fatto bene, però dal punto di vista delle prestazioni ha solo il sensore sotto che gli dà la stabilità, quindi non ci deve essere un filo d'aria. Per il resto ragazzi, adesso facciamo una prova indoor dove vi spiego magari il radiocomando, l'applicazione, e poi ci rivediamo qua per tirare delle conclusioni, anche se diciamo un po' minimal, perché comunque la situazione è quella interna della casa, perché fuori comunque oggi non è bel tempo, quindi è impossibile provarlo, quindi lo proveremo in un altro video, e adesso però proviamolo qua nella versione indoor. Ok ragazzi, facciamo questa prova indoor. Allora andiamo ad aprire le antenne del radiocomando, poi lo andiamo ad accendere, che basta aprire le gambette che poi sono quelle che daranno il supporto allo smartphone, vedete che il radiocomando si è acceso. Andiamo ad accendere il drone. Adesso dobbiamo andare ad associare il radiocomando al drone, quindi levetta su, levetta giù, vedete che LED hanno smesso di lampeggiare, sia quelle del drone che quelle del radiocomando. Adesso il radiocomando è associato al nostro SG106. Quindi a questo punto potremmo già decollare. Ah no ragazzi, prima facciamo la calibrazione. Per fare la calibrazione dobbiamo andare a tirare le vette verso l'interno, vedete che i LED flashano per tipo 2-3 secondi, ecco, la calibrazione è finita. A questo punto potremmo già decollare e usare solo il radiocomando e pilotare il nostro drone, quindi senza smartphone, senza niente, quindi diciamo anche per un bambino, perché ovviamente questo è un drone poco più che un drone giocattolo, anzi è un drone diciamo molto economico, quindi non è drone per fare video, per fare niente, quindi è un drone che io direi che è ideale per un bambino, per iniziare a prendere confidenza,
per giocare avendo un radiocomando già discreto, nel senso fatto con una certa ideologia che non è quella di un giocattolo dal punto di vista dell'impugnatura e dell'ergonomia che ha, però il drone è un drone, diciamo, molto economico. Quindi a questo punto possiamo decollare così o andare a mettere lo smartphone. Se andiamo a mettere lo smartphone, quindi prendiamo lo smartphone, lo andiamo ad inserire all'interno del nostro supporto per lo smartphone, che mi si è incastrato dietro il gommino. Adesso un attimo che lo scarico. Ok, a posto. Andiamo nelle impostazioni, selezioniamo la rete wifi creata dal nostro drone, che è M8 720, bla bla. No, ho sbagliato. Ok, a questo punto lo smartphone si è connesso alla rete wifi creata dal nostro drone. A questo punto andiamo a aprire la sua applicazione, che è questa, ZL Toys. Adesso aspetta che esco. Vedete che qua in alto già ci dà la rete wifi a cui noi l'abbiamo associato. Qua sotto possiamo fare calibrate, che poi sarebbe la stessa cosa delle due levettine. Qua sotto possiamo fare così o fare così, e vedete il sensore è stato calibrato. Poi andiamo a fare start, quindi vedete che sono entrato nell'applicazione. Quindi a questo punto abbiamo questa applicazione, che è molto semplice ma ha tante funzioni. Non so quanto siano funzionanti tutte queste funzioni, poi le vedremo magari all'aperto, perché qua in casa, vabbè, non ha molto senso, perché lo si può pilotare con il palmo della mano, si può fargli fare le foto facendo così, o si può cliccando qua disegnare un percorso, lui dovrebbe riprodurlo. Poi possiamo pilotarlo con un visore VR, quello classico dove si mette dentro lo smartphone. Questa è la funzione che ribalta la fotocamera, vedete che la fotocamera si è ribaltata sotto sopra. E questa è la funzione senza testa, quindi non c'è un davanti, un di dietro. E queste sono le sue funzioni, non so se funzionino bene o meno, però ce le ha. Qua invece abbiamo le classiche cose: attivare la fotocamera, attivare la videocamera. Qua abbiamo il classico pulsante take off, e qua abbiamo vedete le registrazioni video che vengono memorizzate nel nostro smartphone. Quindi a questo punto proviamo a decollare e vediamo com'è almeno l'overing e il movimento qua all'interno in casa, perché purtroppo il tempo, come vi ho detto prima, non è un granché fuori, c'è aria, quindi essendo un drone che pesa meno di 150 grammi, usarlo fuori veramente proprio senza senso, e in più ha solo il sensore ottico sotto, quindi veramente non avrebbe proprio senso utilizzarlo all'esterno. Il radiocomando, ragazzi, veloce, pulsante stop che serve per l'emergenza, quindi qualsiasi cosa stia succedendo, stop, lui si spegne, precipita, però almeno non va a fare danni. Speed va a, diciamo, abbiamo tre tipi di regolazione di velocità: 100%, che poi è la stessa che abbiamo qua nell'applicazione. Possiamo al 100%, che sono le sue prestazioni massime, 60%, quindi andrà solo al 60% delle sue prestazioni, o 30%, quindi andrà al 30% delle sue prestazioni. Tipo, se lo dobbiamo far utilizzare a un bambino, lo mettiamo al 30%, quindi lui avrà delle prestazioni molto molto tranquille. Poi abbiamo 3D roll, che praticamente fa dei flip, quindi delle acrobazie. Poi abbiamo headless, che sarebbe il senza testa. Poi qua il pulsante return, che non so se a cosa serva, non l'ho ancora capito. Poi abbiamo il pulsante fotocamera, e il pulsante videocamera, e il pulsante di decollo. Quindi adesso, dopo averlo calibrato, dopo avervi spiegato tutte queste cose, possiamo decollare. Quindi, ragazzi, decolliamo con l'SG106. Ok, il drone è decollato. Direi che l'overing non è male per essere un drone veramente economico e che ha solo il sensore qua sotto. Ovviamente un drone con i paraeli che diventa molto ingombrante in casa, secondo me è più da esterno, ma da esterno senza vento, con un tempo veramente molto molto tranquillo, perché ripeto, è un drone che ha solo il sensore sotto e pesa meno di 150 grammi. Quindi direi che stiamo andando fin troppo in casa. Proviamo, vediamo, poi atterriamo, perché in casa veramente mi mette un po' di ansia per le dimensioni che ha, anche se ha i paraeli, che quindi non è che succede niente di che.
Ok, direi che possiamo anche atterrare, secondo me, prima di andare a combinare qualche guaio, perché veramente lo trovo un po' ingombrante da usare in casa. Quindi atterriamo. Ok, atterrato. Quindi adesso recuperiamo il drone e tiriamo un attimo le prime conclusioni. Ok ragazzi, eccoci qua, l'avete visto nella versione indoor, direi che non si comporta male, poi dipende anche quanta luce avete in casa, perché diciamo che la sua fotocamerina che c'è sotto, in base alla luce che c'è in casa, legge il suolo, quindi se c'è poca luce farà fatica a leggere il suolo, quindi a dargli stabilità, se c'è molta luce invece sarà molto molto stabile, quindi all'esterno non ha sicuramente problemi di stabilità, però al patto che non ci sia un filo d'aria. Per il resto ovviamente avete visto anche l'inquadratura della fotocamera, però ripeto, uno che acquista un drone da 35-40 euro non lo acquista per la fotocamera, anzi secondo me il suo utilizzo principale è usarlo con il suo radiocomando, il drone, e magari non usare neanche l'applicazione, perché comunque è un po' forse fine a se stessa, però secondo me per allenarsi o per fare pilotare un bambino, iniziare a farlo approcciare al mondo dei droni con un radiocomando, con già un'impostazione e una forma ergonomica da drone serio, non è male. Quindi non un radiocomando giocattolo dal punto di vista della forma e di come si impugna, anche perché il radiocomando è bello pesante, il drone non pesa niente. Quindi ragazzi, vi ricordo che questo drone arriva da GearBest, se lo volete acquistare vi lascio il link in descrizione, potete scegliere se questo, quello da 1080 o solo dargli un'occhiata, comunque secondo me è un drone che da regalare, fa la sua bellissima figura. Quindi ragazzi, se questo primo video con questo drone, questa minimal prova indoor vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e iscrivetevi ovviamente ragazzi a questo canale YouTube, e ci vediamo nei prossimi video, ciao!